Ciao leggine, ciao leggini, benvenuti a una nuova puntata di 5 consigli per. Questa settimana, insieme ai custodi della luce, andremo a vedere 5 consigli per avere un rapporto stabile. Sono felice che questa rubrica vi piaccia tanto, mi scrivete sempre bellissime cose, anche a me piace farla perché farvi da tramite tra voi, insomma, tra le vostre richieste, perché poi alla fine sto prendendo tutti gli appunti dei 5 consigli per che desiderate e poi ci faccio i video e bellissimi consigli che io stessa voglio di volta in volta ascoltare, non ho mai idea di che cosa ci vanno a dire, danno sempre delle informazioni che stupiscono, che fanno riflettere, che ci aiutano a migliorare. Questo poi alla fine è il vero scopo di avere a che fare con le creature di luce. Non è semplicemente, non so, chiedere o semplicemente, no, come dire, porsi in una condizione, esisti o non esisti, eccetera. È proprio la collaborazione, l'unione, il ricevere quel qualcosa di illuminato che non riusciamo da soli, no? Detto questo, andiamo a vedere. Se non sei iscritto al canale YouTube della Legge della Magia, fallo subito. Se questo video ti piacerà, regalaci un like. Primo consiglio per un rapporto stabile. Allora, guardate un po', iniziano a uscire anche dei custodi nuovi. Il direttore divino. Allora, per avere un rapporto stabile è fondamentale. Sentite qua come iniziano proprio ad andarci subito dritti. Capire che cosa ci dà quel rapporto, non in senso negativo, anzi tutt'altro. Cosa ci porta realmente quel rapporto? Cosa ci dà? E noi cosa diamo a quel rapporto? Quindi per avere un rapporto stabile bisogna avere una motivazione, che non deve essere necessariamente, come dire, di opportunismo, no? Ah, mi dà una possibilità, quindi ci sono. Quel rapporto mi fa sentire amata, quel rapporto mi dà un senso di amicizia, quel rapporto, seppur difficile, mi aiuta a crescere. Quella persona in quel rapporto mi mette di fronte a delle sfide. Capire, ok? Capire che cosa ci dà quel rapporto e se ne vale la pena. Se in un rapporto, io penso che a tutte noi sia capitato, tutte, tutti noi sia capitato di avere rapporti un po' a senso unico, in cui davamo, 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 davamo e dall'altra parte non ricevevamo mai. C'è la volta in cui uno non è in grado di ricevere perché bla bla bla, però ci sono anche le volte in cui l'altra persona proprio non dà perché non ha lo stesso interesse nel rapporto. È importante prenderne coscienza, quindi per avere un rapporto stabile deve esserci interesse da entrambe le parti e uno scopo comune, che possa essere appunto crescere nell'amicizia, che possa essere crescere nel rapporto, che possa essere sperimentare l'amore o sperimentare una qualunque cosa, che possa essere andare in palestra insieme, non è che bisogna avere sempre il nobile scopo, però va bene così. Nel momento in cui tu hai l'amica con cui vai solo in palestra, non ti aspetti che lei ci sia nel momento di maggior bisogno. Perché? Perché lei è l'amica della palestra. Quindi per avere dei rapporti stabili è fondamentale che sia chiaro lo scopo del rapporto e che questo sia condiviso da entrambe le parti. Se io penso che tu sei la mia migliore amica, ma te ce n'è un'altra di migliore amica e non mi vedi come tale, mi vedi come una conoscente, io ci vado a rimanere male, il rapporto non è stabile e tu pure dici, beh, questa che pretese ha, ok? Quindi è fondamentale che ci sia reciprocità, come si dice in diritto, nel rapporto, quindi per avere il direttore di divino come suo consiglio, ci dà questo consiglio molto difficile, per avere un rapporto stabile deve avere delle fondamenta condivise, ossia deve essere chiaro a tutte e due che tipo, a tutte e due o a più persone, che tipo di rapporto c'è e deve stare bene entrambi. Appunto, iniziamo. Secondo consiglio. Diana, allora, per avere un rapporto stabile tu devi volerlo. Sembra retorica, ma non lo è, nel senso che molte volte vogliamo una cosa, ma in realtà comunichiamo all'universo attraverso le emozioni che proviamo, tutt'altro. Se io desidero un rapporto stabile, questo è sempre quella paura che quella persona da un giorno all'altro sparisca dalla mia vita, che quella persona mi abbandoni, che quella persona in realtà non ci sarà, o
non può determinarsi un rapporto stabile. Quindi per avere un rapporto stabile è fondamentale viverlo in prima persona, focalizzarsi, dice proprio Diana, nell'intenzione di avere un rapporto stabile. Questo non vuol dire, come ci diceva appunto il direttore divino prima, non è che io decido che, non lo so, una persona decide cioè di avere un rapporto stabile con una persona e l'altra, cioè non è automatico, chiaramente deve essere condivisa la cosa, però nel momento in cui c'è volontà reciproca, fare un passo alla volta insieme a quell'altra persona focalizzato sulla stabilità. Cioè se una persona c'è nella tua vita e tu ne dubiti, è una tua insicurezza, non devi fargliela pesare sempre a quella persona, perché magari c'è un tuo problema di insicurezza. Allora, in un rapporto valido, tu hai la possibilità di vederlo e di guarirlo. Ok? Quindi chiarezza nelle intenzioni del rapporto, cioè volere avere un rapporto, entrambe le parti lo devono volere, e poi focalizzarsi sull'intenzione che sia stabile. Cioè io per prima mi metto nella condizione di determinare stabilità. Quindi come dire, non faccio cambi repentini di comportamento. Se ho un comportamento diverso, lo spiego all'altra parte, chiedo che mi vengano spiegate. Ora a breve faremo il corso sulla comunicazione assertiva. Chiedo con fermezza e gentilezza che mi venga spiegato un comportamento che non capisco, ok? E vado a costruire le fondamenta di questa stabilità. Mi focalizzo sul fatto che il rapporto deve essere stabile, un rapporto stabile deve essere chiaro, io devo capirci qualcosa e anche l'altra persona, quindi se io, fa un caldo ragazzi, se io chiedo spiegazioni mi devono essere date, se mi vengono chieste spiegazioni in onestà devo darne. Quindi magari mi ha dato fastidio questa cosa e ho avuto un comportamento infantile, avere il coraggio di dirlo, questo porta stabilità. Terzo consiglio. Kernonnos, era già uscito Kernonnos, però iniziano, poi vabbè, diciamo c'è stato dopo con l'equinozio di primavera, quindi dai, cioè ci sta. Allora, per avere un rapporto stabile deve essere un rapporto vivo, deve essere un rapporto dove c'è linfa vitale. A volte il rapporto è un po' come un fiore, no? Se un fiore è secco, non ha stabilità, perché ci sono rapporti che si esauriscono. Sì, no, a livello animico si può parlare di anime compagne, delle anime che fanno un cammino con te e si arriva poi al capolinea e ci si saluta nel bene o nel male. Proviamo infatti a salutarci sempre in bene. Quante volte vi sarà capitato che incontravate una persona, no? Una persona stagionale, magari in una vacanza o magari in un periodo della vita, vi ha accompagnato, ed eravate unitissime, facevate le cose insieme, era la persona perfetta, così. Poi, è finito il tempo, è scaduto. Ci sta. Sono le anime compagne, quelle che ci accompagnano. Un consiglio che mi diede una volta una persona molto saggia che voglio condividere con voi è: quando un rapporto con un'anima, chiunque si sia, finisce, cerca sempre di finire i tuoi rapporti in modo positivo, perché le strade del karma nessuno le conosce e quindi poi potresti rincontrarla quella persona. Allora, se vi rincontrerete, sarà un bene che vi sorridiate, quindi non che con Dio, oddio mio, l'hai visto chi è quello? Ti piglia un coccolone perché c'è avuto un rapporto tremendo. Invece è bello dire, ma guarda chi ho rivisto, poi magari finisce lì, però almeno, almeno. Quindi Kernunnos ci insegna il fatto che per avere un rapporto stabile ci deve essere linfa vitale. Questa linfa vitale può essere spontanea, ma può essere anche un po', come dire, aiutata. Quindi in un rapporto per essere stabile va curato. Quante volte da quando eravamo piccoli, che magari avevamo gli amici della comitiva, gli amici di scuola, avevamo tanto tempo da dedicare alle amicizie, ad oggi molti rapporti sono diventati più sterili, cioè ti senti, no, magari una volta all'anno, ti riesci a vedere anche di meno. Normale, purtroppo è insito nel crescere, tutti diventiamo pieni di problemi, la famiglia, il lavoro, le cose, quindi non hai più tanto tempo da dedicare. Però se invece ci si, no, sai come si fa con le amiche, allora ci imponiamo che almeno, che ne so, una volta al mese ci sentiamo, almeno una volta ogni 3 mesi ci vediamo, cioè cercare di dare linfa al rapporto e stabilità, perché è ovvio che se io una persona gli posso pure aver voluto tanto bene, ma se passano 20 anni, io quando la rivedo quella persona
Nemmeno so che ha fatto, che gli è successo, cioè non può essere, cioè può essere sì stabile, però è un rapporto una tantum. Ci sono anche stabilità nei rapporti una tantum, quelli bellissimi, anche a volte le riunioni di classe, ti rivedi dopo, ovviamente, ne so, alla fine del liceo, alla fine dell'università, poi ti rivedi, che ne so, quando ci si sposa e sembra come se non è passato neanche un giorno. Però, diciamo, tranne queste, e ci sono quelle persone che ti rivedi una tantum e ti sembra di esserti visti ieri. Quelle hanno una loro stabilità, quelli sono rapporti che hanno una loro stabilità e hanno anche una loro linfa vitale, che però va nutrita, perché se poi non ci sono più quelle scadenze che ci obblighiamo sempre più con il tempo a dargli, la linfa vitale si può esaurire. Quarto consiglio. Allora, Ilarion, maestro Ilarion. Allora, per avere dei rapporti stabili bisogna anche accettare l'idea che vadano guarite delle cose. Per avere un rapporto stabile bisogna accettare l'idea che ci siano, che ci possano essere anche delle problematiche da risolvere. No, nella ghianda c'è la quercia, ogni problema giunge con la sua soluzione, quindi anche che c'è un problema lo si affronta. Però se per esempio abbiamo un rapporto e ci sono problematiche che non vengono affrontate, queste si vanno un po', no, come le ferite, vanno un po' in cancrena e quindi peggiorano. Bisogna invece avere il coraggio di comunicazione assertiva, di andare a parlare con quella persona se ne vale la pena, no? Vi ricordate? Cioè, se abbiamo capito che ne vale la pena, prendo quella persona, ci parlo e quindi gli dico: guarda, ne so, questo tuo comportamento però a me non fa star male, possiamo fare qualcosa, cioè puoi un minimo, cioè sicuramente io mi rendo conto che su questo argomento sono sensibile e che ciò è il problema mio, però tu mi puoi venire incontro in qualche modo. Oppure, che ne so, magari la persona è molto ritardataria, tu sei iperpuntuale. Quella è una cosa che nei rapporti crea fastidio, no? Per esempio. Quindi magari si dice, cioè, possiamo fare una cosa, io arrivo con 15 minuti di ritardo, quindi mi posticipo l'appuntamento, tu cerca di arrivare con 15 d'anticipo, così più o meno arriviamo insieme. Non lo so, cioè accordi creativi, andare verso una guarigione. Oppure può essere proprio un fatto che se c'era un rapporto stabile che, con cui vi siete allontanati, ma capite che ne vale la pena, capite che volete dargli stabilità e che si può ancora mettere linfa vitale perché non è completamente morto, ancora ha di suo linfa vitale, allora probabilmente provare a guarirlo parlando con una persona, andando a fare terapia di coppia. Per esempio, tante persone in famiglia, no? Ci sta che i problemi arrivino. Perché? Perché si va verso una routine, arrivano i figli, lo stress del lavoro, oppure la quotidianità. Bisogna andare a fare terapia di coppia, cioè non c'è niente di male a chiedere aiuto ad un professionista, perché no? Cioè se c'è qualcosa da guarire, e vale la pena, alla luce di tutti i consigli dati prima, fatelo, guarito, non c'è niente di male, anzi. Ultimo consiglio, questi consigli stanno piacendo tantissimo, ne farò tesoro. E, ultimo consiglio, dove ci prendiamo? Qua in mezzo. Chi? Allora, questo maestro di Walcol, questo era difficile da pronunciare, allora, vedere un po', ricordare anche, cioè per avere un rapporto stabile devi capire tu chi sei. Questo è l'ultimo consiglio molto profondo, nel senso di capire anche se sei capace di instaurare rapporti stabili, se devi migliorare qualcosa, che cosa dai tu al rapporto, che cosa significa per te avere rapporti, quanto tempo puoi dedicargli. Crei rapporti equilibrati o magari crei rapporti che dai tantissimo per creare una sorta di dipendenza emotiva nell'altra persona, così questa non se ne va, bla 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 bla, insomma tutte le varie complicanze del caso. Inizia da adesso in poi al prossimo rapporto che inizierai a creare prima di andare a guarire tutti quelli che, per cui ne vale la pena, inizia a creare rapporti stabili.
Magari saranno rapporti meno di fiamma, magari saranno rapporti più tranquilli che richiederanno più tempo, ma saranno veri e avranno delle fondamenta fatte bene. Diciamo che magari alcuni rapporti che hai creato ti devi rendere conto che erano rapporti di paglia, che cadevano giù al primo temporale, al primo soffio di vento. Inizia a creare dei rapporti con delle fondamenta solide, magari ne avrai di meno perché richiedono più tempo, ma quelli che hai saranno preziosi e saranno stabili. Quindi questi meravigliosi consigli, capisci quali sono, che cosa ti danno i rapporti, cioè proprio vai a vedere di volta in volta se quel rapporto vale il tuo tempo, vale la pena e se anche l'altra persona pensa di avere un rapporto con te, cioè se c'è reciprocità e non è solo, diciamo, una cosa a senso unico dove dai, 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 dai e l'altro non ti dà. Decidi di avere fondamenta stabili e fai una focalizzazione giusta per creare stabili fondamenta nei tuoi rapporti. Controlla e cura i rapporti che hanno linfa vitale e lascia andare quelli che sono morti e che non hanno, a cui non può essere immessa nuova linfa vitale, proprio come una pianta, cioè se è salvabile o meno. Se sono salvabili e valgono la pena, salvali. E da adesso in poi costruisci rapporti alla luce dei consigli precedenti. Spero che questi consigli ti siano piaciuti. In tal caso, regalaci un like. Se hai idee per altri 5 consigli per scriverle sotto, io me le appunto. C'ho una mega lista, ma continuo a fare. Poi alcune si ripetono, e quindi, comunque, con una settimana alla volta riusciamo a farle tutte. Le carte che ho usato sono Keepers of the Light. Ti saluto, ciao leggine, a mercoledì prossimo. Ah, volete sapere in anteprima? Ve lo dico. Andremo a fare 5 consigli per le influenze negative, per schermarsi dalle influenze negative. Ciao!